sotto a noi, e comunque si è visto che poi comunque è uno che nel finale recupera tanto. Lo aspettiamo alla prova di altre gare, per lui il campionato italiano mi sembra non impresa raggiungibile, il titolo italiano, mentre avete visto nel frattempo transitare le donne, Eva Lechner solitaria al comando, più indietro la Giacomuzzi, quindi un gruppetto di inseguitrici, perlomeno Gunrita Dale che ha raggiunto i maschi, avete visto in compagnia di Marco Trentin, sui pedali la Giacomuzzi che sente avvicinarsi la campionessa mondiale, 90° chilometro di gara per gli uomini, ecco allora gli italiani, al comando un gruppetto con Felderer, Paluber, Pirazzoli e Mirko Celestino. Sono in quattro. Ecco qua, se ti posso interrompere per dire, ne ho prese due boracce, io ho corso tutta la gara con due boracce, doppio porta boraccia, perché sapevo con tre rifornimenti, col caldo che c'era, che comunque ci voleva tutta l'acqua possibile. Al quartetto appena citato si è aggiunto Gilberto Simoni, team di Qui Giovanni, come faccia a trovarsi così a suo agio nella mountain bike è davvero una gran cosa. Dopodiché un po' staccato c'è Johnny Cattaneo, l'abbiamo visto poc'anzi ben ripreso dalle nostre telecamere alle prese anche lui con purtroppo dei problemi meccanici, quindi un'occhiata alla gara degli internazionali, Giulio Caro Silva che ha perso terreno, poi spunta anche Massimo De Bertolis, lui invece una buona prova di campionato italiano. Sì, veramente lui è stato anche contentissimo a fine gara perché finalmente è riuscito a trasmettere gli allenamenti e tutto quanto che si sta impegnando in una bella gara, diciamo, e quella puntuale all'italiano. Ancora Marzio Deò, mentre avete visto ora il turno di Roel Paulissen, siamo intorno al 100° chilometro di gara, il pubblico incoraggia, Leonardo Paez passa staccato di 9 minuti e 50, pensate il divario che gli ha dato, mentre ecco i nostri italiani con Simoni, Mike Felderer, Mirko Celestino, passano sulla sinistra, sorpassano alcuni concorrenti più lenti, ma sono fasi davvero complicate, ecco Paluber un po' più indietro, a 1 minuto e 45 veramente dalla testa del campionato italiano l'alto atesino. Quindi c'è Mirko Pirazzoli a 1 minuto da Paluber, tratti qui in terra rossa, avete visto molto fango, ecco allora Paulissen che se ne va in solitaria, per lui sono le ultime pedalate di questa Gunrita Marathon edizione 2009, eccolo qua il fuoriclasse belga e campione olimpico, guardate lo stato della bici, no Mike? Sì, si vede che comunque è una terra che appiccica parecchio e è difficile anche da togliere in gara. Eccolo agli ultimi 100 metri a Montebelluna, accolto davvero da due ali di pubblico entusiasta per la conclusione di questa Gunrita Marathon 2009. Roel Paulissen conclude in 4 ore 24 minuti e 19 secondi il tracciato di circa 117 chilometri della Gunrita Marathon e del campionato italiano. Campionato italiano ancora da stabilire, vediamo che succede testa a testa allo sprint tra il nostro Mike Felderer della Sintesi Corse, tallonato da quella vecchia volpe di Mirko Celestino, grande esperienza per Celestino nel settore strada, poi il passaggio alla mountain bike, qualche soddisfazione già l'anno scorso, lanciato lo sprint. Mike, lo farei commentare a te. Qua ormai sì, si faceva dura perché Celestino mi è rientrato ai 700-800 metri dall'arrivo, che prima sono riuscito a staccarlo un attimino e qua l'avevo addosso. E tu a te mancava qualche rapporto, causa fango, vediamo come sì. Va a finire, i nostri due atleti sono sui pedali, Celestino sopravanza Felderer in questo momento, che Celestino sembra avere qualche rapporto in più, è proprio il caso di dirlo, oltre che a qualche energia in più nonostante i crampi negli ultimi chilometri. Campione italiano davanti al campione italiano uscente 2008 Marathon Mike Felderer, tra il disperato e il distrutto a 2 secondi di distacco, un sogno che si concretizza per Mirko Celestino, terzo Mirko Pirazzoli. E allora Mike, insomma, per un pelo. Ci ha mancato poco, ci ho creduto fino in fondo e poi purtroppo Celestino in volata
ha messo tutta la sua esperienza da 10 anni di professionista e anche quella conta. Decisamente bisogna dire che quarto Massimo De Bertolis, bisogna dire che per Mirko Celestino davvero un bel risultato e decisamente l'esperienza. E quinto Gilberto Simoni, un altro grande risultato per Gibo nel terreno della mountain bike, quindi ecco Marzio Deò. Marzio che vediamo comunque che ha rimontato tantissimo nel finale. Rimonta anche per Gun Ritadale in campo femminile, bisogna dire che la campionessa norvegese ha vinto la gara lei intitolata qui a Montebelluna, nonostante fosse intorno alla terza posizione fino a pochi chilometri dall'arrivo. Eccola allora in 3 ore 47 minuti e 30 secondi. Vediamo cosa succede per il titolo italiano mentre la bella Gun Rita si ristora all'arrivo. C'è uno sprint bellissimo tra Eva Lechner e Roberta Gasparini, resiste l'Alto Atesina e porta a casa il titolo italiano con giusta soddisfazione, un po' da pronostico forse Mike, no dicevamo? Sì, si può dire di sì perché comunque la Eva si sa che è capace di vincere ormai tutto a livello nazionale e così ha fatto anche stavolta col marathon. È il momento dei podi, a cominciare da, abbiamo già visto quello femminile internazionale, ecco quello maschile internazionale, Mirko Celestino, Hector Leonardo Paez secondo e Roel Paulissen sul gradino più alto, ecco qua. Dopodiché vediamo la premiazione del titolo femminile nazionale con la vincitrice Eva Lechner davanti a Roberta Gasparini e Elena Gaddoni. È ora il momento di premiare il campione italiano, o meglio questo è il terzo, è Mirko Pirazzoli. Ecco Mike Felder decisamente un po' triste e sul gradino più alto il nuovo campione italiano marathon 2009, Mirko Celestino. Io ringrazio Mike Felder di aver commentato così bene insieme a me, mentre salutiamo anche le maglie della Serenissima Coppa Veneto, di aver commentato con me questo campionato italiano. Appuntamento all'anno prossimo Mike. Ci sarò l'anno prossimo all'italiano e speriamo di vincerlo. Non ho dubbi, grazie a Mike Felder, grazie a voi tutti per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana.